Ciao a tutti! Benissimo, cari amici! Siamo qui, io e Buon Germini. Siamo qui, youtuber Mauri, video attualità e Gennaro Gelmini. Iniziamo dal mulino Bernasconi alla Valle dell'Anza, il mulino della Valle dell'Anza. Siamo in Valle Olona, l'Anza, l'affluente dell'Olona. E iniziamo la nostra passeggiata nella Valle Olona, Valle Lanza. Benissimo. Iniziamo sono abbastanza a far vedere poi il mulino. Aspetta che mi scaldo. Se già non fa caldo comunque. A far vedere il mulino. Il mulino con i bei uccellini. Questo è un mulino appunto funzionante ad acqua. Del mulino Bernasconi, Valle Lanza. Iniziamo la nostra passeggiata. Bene Maurizio, iniziamo a attraversare. I miei detrattori mi metto. Io mi metto la borsa a tracollo. Facciamo un caldo che non ti dico. Fa niente, ma aspetta un attimo, meglio il caldo, sì, prego. Meglio il gran caldo che non la pioggia che poteva venire. Ah no, la pioggia è impossibile. Perché stamattina era nuvoloso. Era praticamente impossibile. Ma io voglio vedere. Qua sì, c'è la cartina di dove siamo. Noi siamo qui, Malnate, ecco, qua c'è Malnate. Poi dobbiamo fare questa zona, sì, il mulino del Trotto, poi un altro mulino, qua il mulino della Valle Lanza, facciamo questa zona. La zona del lago di Varese, più giù, vedete, Varese, Malnate, la Valle Lanza, Valle Olona. Qua siamo qui, innanzitutto c'è giù lì un coso. Sì, il torrente, il fiume. Il fiume Molinaro, ecco, dove c'è Molinaro? Praticamente il fiume dei mulini, e qua inizia la nostra passeggiata. Ecco, oh, stavo guardando giustamente. Sì. Stavo guardando anch'io che di là stanno ristrutturando le case. Insomma, buon segno. Perché almeno c'è un minimo di da dare di cose buone. Ma è acqua pulitissima, bellissimo. Fantastico. Questo è il sentiero. Fantastico, bellissimo. Sentiero che porta bellissimo. Acqua pulitissima. Anche mia mamma quando vide le foto 2 anni fa. Ma io direi proprio di sì, altro che un'acqua fantastica. Io qualche anno fa ho fatto le foto, un po' di filmati al mulino ed è veramente qualcosa. Questo ripeto ai miei fans, anzitutto, anche bell'acqua lì, cazzarola. Ripeto ai miei fans, ai miei iscritti, li nomino, non me li ricordo tutti, comunque li nomino i più importanti, Gennaro Gelmini, che qui con me, eccolo qua. Eccoci! Poi Bandit XP, poi Kiss Kiss Makeup, poi Bischerazzo, poi chi altro è? Il youtuber Alessandro Natalini, sì. Gabriele 1979, quelli che mi hanno aiutato nella mia avventura qui, che mi sostengono guardando i miei video, perché soprattutto diciamo il sostentamento è più che altro qualche roba, che tutto. Sì, ma qua ci sono delle alghe. Tutte le alghe qua. Perché scorre lentamente e le alghe d'altronde danno ossigeno e vivono. Poi dopo bellissimo. Tutti, con tutti gli alberi più belli. Tutti quelli che sono iscritti e quelli che mi seguono, ovviamente. Certo, insomma, ce ne sono tanti. Poi comunque un bigliettino.
si potrebbe anche includere, anche se sempre a poco tempo, mia mamma Anna Rinaldi. Che ci ricordiamo di tutti. Comunque niente, ho citato i più importanti, ho citato e niente, insomma, in poche parole. Cerchiamo di... Poi tra i conosciuti di me, poi Anna Rinaldi, mia mamma, e Massimiliano Preciso, che ci segue da Catania, poi potremmo contattarlo di più. Poi, insomma, qua mi butterei dentro, perché ma è tutta piena di alghe. È bello, no, ma sono proprio piantine. Di cose che, boh, onestamente... Bene, niente, questa è una ripresa che abbiamo fatto così. Continuiamo il nostro giro. Continuiamo il nostro giro e niente, insomma, ci vediamo su alla prossima. Ciao a tutti. Bene Maurizio, io faccio un live praticamente possiamo salutare un po' qua, faccio un live da 29 minuti io. Ah, certamente. Ecco qua. Si saluta pure, che tanto salutiamo. Stiamo organizzando, io faccio un live da 29 minuti, Maurizio fa video montati, è bellissimo. Poi diamo l'essenza di questa bella passeggiata. Ok, perfetto. Diamo l'essenza, facciamo quello che possiamo, ma lo facciamo col cuore. Però lo facciamo bene. Facciamo col cuore. Adesso continuiamo, stiamo proseguendo sulla valle del fiume Lancia. E questo è il fiume dei mulini. E poi di là c'è Lancia, c'è l'Olona, c'è anche una miniera. Sarà bellissimo da vedere. Tutto benissimo. Bene, benissimo, benissimo, benissimo. Tutto è bene, quel che finisce bene. Sì, io continuo, ho ancora 21 minuti di registrazione, sì, live. Sì, giustamente, 21 minuti delle mie corbelle. No, beh. No, è una casa bella. È una chiusa. Ma che sì, roba? Quella è una chiusa, di solito è più aperta. Qui a fondo, ragazzi. Sì, perché qua sono a 2 metri. Qua solitamente si mescola. 2 metri. Qui mi butterei qua dentro. Gira molto. Ma siccome vai, ci sono i pesci pure. Sì, qua. Certo. Ma che roba. Oh, si sta bene qui, Ma è particolarmente bello. Più avanti il terreno è sterrato. Però ne valeva la pena. Eh beh, certo, ma no, comunque qua è bello fondo, Fondo, insomma, arriva fino a qui, arriva, penso. Però sinceramente... Sappiate che non so nuotare, per la gioia dei miei detrattori. Ma però bisognerebbe... Qui ci andrei dentro. Bisognerebbe venire col costume da bagno, ma sinceramente l'acqua può essere fredda. Io consiglio l'acqua dei laghi. Dei tipo laghi, andare mare, sul lago di Monate, così. Qua vicino tutti al mare a mostrarle queste belle piante. Queste sono belle, ci sono anche le zanzare, immagino, però comunque vabbè. No, ma non le ho sentite qua. È bello. Infatti c'è una signora col cane. Vabbè, non riprendiamo. No, io infatti ho spento. Adesso io faccio pezzettini. E perché volevo fare il live. Live? Tutto così. Live in... Ma qui, guarda, qui sono proprio due fiumi. Notare che il cielo è venuto stupendo, Meno male, va. Il cielo... Non c'è una nuvola. Stamattina era nuvoloso e sembrava che volesse piovere. E invece... Proprio un bel tempo. Buongiorno. E qui più avanti praticamente dobbiamo andare nel sentierino sterrato che c'è di là. Beh, piccola piccola. Qui sono dove c'è il fiume, sto toccando, c'è una rientranza e niente,
Uè Gennaro, che sì, c'è? Sono ti qua. Vedo a terra, è giù di corda Gennaro. Stavo continuando la registrazione live, 29 minuti live. Ma io qui... E siamo ai bordi, ai bordi del fiume Lancia. Sì, quello che ci ha preso di più è l'acqua veramente trasparente del fiume Lancia. Con una trasparenza magica, perché... è una trasparenza che poi si riflette nei giochi di luce degli alberi ai bordi del fiume, quindi è una cosa fantastica, vale la pena vederla da vicino. Cerchiamo di andare una bella farfalla. Benissimo. E l'acqua è proprio trasparente e bellissima e riflette tutti i colori della natura, bellissimo. Dobbiamo continuare, c'è un sentiero sulla destra di qua che dopo diventa sterrato, ma ne vale la pena da percorrere. Va bene. Qua proprio il vero bosco, eh? Sì, un bosco, bosco proprio come se fosse di montagna. Un'escursione questa. Ma io anche se la Valle Olona. Vedo un cancello. Sì, ma non dobbiamo andare lì. Lì è una centralina. Oh, qua ragazzi. Qua ancora il fiume fantastico. Fantastico il fiume, chi ce l'ha fatta. Sì, attenzione che qua c'è un po' di fanghetto. Per la gioia dei miei detrattori. Guardateli che bello. Sì. È bello, sì. E adesso... Cioè, cos'è che è quella? Una centrale... Ma non mi sono mai spinto tanto. Forse... Ma sembra una centrale... Sai, vado a vedere il cartello a questo punto. Perché ero stato una volta, ma... Allora, qui... Impianto dell'acquedotto. Vedi? Qua prendono l'acqua per l'acquedotto di Malnate. Ecco perché era così fantastica, ecco perché è così bella, trasparente tutto, perché la prendono per l'acquedotto, okay. E l'acqua per l'acquedotto, fantastico, quindi l'acquedotto è Malnate bene, e l'acqua è stupenda, così bene, bene a sapersi, un albero che già dà i suoi fichi, un fico, ci sono i fichi qua, Maurizio, bellissimo. Devono ancora però essere maturi. Sì, certo, poi li verrò a prendere, io lavoro qua, non me li farò scappare i fichi. I fichi nel senso venirli a raccogliere, ma sai che sono dei frutti stupendi e purtroppo con l'abbandono delle campagne talvolta nessuno li viene a raccogliere, è terribile, perché i fichi sono dei fichi stupendi. Sì, ma all'inizio è così perché non siamo ancora nel bosco, poi dopo migliora nettamente. Adesso vedi, sì, perché ecco, vedi, potevamo prendere, ecco, è così. Qui c'è avere le, diciamo che per andare su e in alto avere le scarpe, però qui è bagnato, sembra che abbia piovuto. Ma più che altro l'umidità c'è sempre qua. Tu con 20 minuti riusciamo a arrivare su, che poi dopo riesci a... o devi fare altre 20 ma minuti. Guarda, sì, potrei evidentemente... Oh, qui c'è... Dovrò fare in due parti, sì, sì. La strada qui... Sì, perché è troppo fango, allora andiamo di qua. E sì. Poi... Continuiamo. Occhio qui, occhio, guarda sì, che sì. C'è qua. Sì, sì. C'è una... Ah, beh. Sì, c'è una... Questo è girato.
Sì. È qua per aggirare il fango che c'è, se no è tutta una fanghiglia. Abbiamo preso il sentiero laterale. Però vedi, vedi Maurizio, vedete tutti che bello la natura in tutte le sue essenze, proprio non manca mai di stupire. Qua dei massi molto grossi. Vabbè, ma il primo pezzo è un po' così, poi dopo vedrai che migliora. Sì, ma il primo pezzo è un po' così. Meno male che ci siano i punti dove si può scavalcare. Ma li hanno fatti mano a mano, a furia di passare di qua a trovare il fango, qualcuno si è deciso di fare quei camminamenti laterali. Qualche anno fa non c'erano. Io ho preso il fango nelle scarpe per una volta per venire di qua. Qui siamo già ad un bivio che c'è, mi pare, sì. E quindi siamo già a buon punto. Non è male, eh? Allora, siamo già a buon punto. No, noi andiamo dritti. Di là si torna in paese. Fa niente, purtroppo un po' così. Terreno. Vieni di sotto, di sopra di là si scivola. E poi ci sarà da saltare un po'. Vediamo com'è più avanti. Vedi, più avanti è più tranquillo. Sì. Diciamo che io adesso. Io adesso continuo qua. Allora, dov'è che fa la curva? La curva qua, ma un albero mezzo morto lì. Sì, beh, a fianco. Allora metto lì la videocamera e tu intanto arriva. Continuiamo questa bellissima passeggiata nella natura. Diciamo che qui, a parte che siamo arrivati, qua è tutto montagna qui. Sì, è una valle interna. Dalla parte sinistra scorre il fiume Lona, dalla parte destra scorre il fiume Lanza. In questo momento ce l'abbiamo molto. Pure in questo momento ce l'abbiamo distanti dietro le erbe per un'altra registrazione. Ecco, cari amici, dicevamo, da una parte abbiamo il fiume Lona, da una parte abbiamo il fiume Lanza. Adesso in questo momento sono dietro le piante, ma avremo delle anse del fiume Lanza bellissime, in particolare due o tre anse del fiume Lanza bellissime, e quindi faremo vedere il meglio. Sarà bellissimo. Perfetto.
tutto su alla miniera o alla stazione? Tutto! Qua non manca nulla, abbiamo anche la miniera e la ferrovia. Non manca nulla qua. Quindi ce n'è da registrare qua. Sì, sì, hai voglia. Sì, sì, parecchio. Parecchio, parecchio. Qua continuiamo il percorso. Qua ancora 8 minuti di registrazione, oh. Comunque molto bello poter continuare avanti nel sentiero. Sembra accidentato, lo è, un sentiero pieno di sassi, però ce la caviamo tranquillamente. Anche l'audio debba essere buono, tutto per far venire al meglio, quindi anche stando non troppo lontani dalla videocamera. Continuiamo il nostro percorso nella Valle del Fiume Lancia, territorio di Malnate, provincia di Varese, Valle Olona, provincia di Varese. Siamo al confine tra la città di Varese e la città di Malnate, per intenderci dove poi passa la ferrovia Nord Milano. Sì, quella che ho preso io per venire qua. Sì, certo, da Milano si prende anche quella ferrovia, benissimo. Sto controllando come è venuto il video, visto mai che... Comunque la batteria già, perché sì c'è, però... L'ho messa sotto, Devi avere allora per la miniera, perché noi tra un pochino, andremo a vedere la miniera unica, io direi unica al mondo. Io mi posso permettere questo aggettivo, una miniera unica al mondo. Cosa significa una miniera unica al mondo? Lo scopriremo presto, nella seconda parte del filmato, come si fa in TV, dopo la pubblicità, non c'è la pubblicità. Lo scoprirete nella seconda metà del filmato, certo. La seconda parte del filmato. Troppo facile saperlo adesso, cari amici che sì, ci seguite. Sì, troppo facile, ragazzi. C'è un trucco, è una miniera. Troppo facile. Com'è possibile una miniera all'interno di una montagna? Non è una possibile, miniera fuori. È possibile. Una miniera all'interno di una montagna che riceve la luce del sole. Io direi l'unico caso al mondo, perché io... O le miniere sono fuori o sono dentro, ci vuole la luce. E beh, certo. Io non ho mai visto una miniera che è dentro la montagna alla luce del sole. Beh, meglio, io voglio così vedere se c'è una miniera al mondo risparmiare le luci, unica visto come che noi quella. Ci siamo un po' tante volte. Non le luci di Monbello Fiocche che abbiamo avuto lì, almeno ci vediamo. No, qua ci vediamo benissimo. Ottimo. Illuminata a giorno, incredibile. No, ho fatto questi piccoli spezzoni, adesso lo facciamo per la stazione. Sì, benissimo. Perché... Come li ho sempre montati io, guarda caso, tu hai fatto sempre filmati live, hai sempre caricato live. Una volta che decidi di caricarlo montato, il live lo faccio io. Sì. È incredibile. Live. Evidentemente live in Varese, anzi in Malnate. In Malnate. Ora allora arriva il dottor Roma, che lì che cosa parla, che lì che cosa parla, che manco l'italiano sa, figuriamoci l'inglese. Ma sì, ma parleremo in spagnolo. Oh, sono tutto sudato dietro la schiena, non per dire. Ma fa niente, cioè, diceva. E non ho sete, però, allora c'è anche una, diceva, è asciutto. Adesso berremo. No, non ho neanche sete perché stanno sono tutto sudato dietro. La schiena però mi diceva, di bere. Diceva un corridore che
sudare fa parte della vita dell'uomo. Sì, ma fa bene, e lui quando sentiva il suo sudore, quando sentiva sotto i guanti il sudore delle mani, così, lui stava bene perché sentiva la vita. La vita in sé, la vita, il sudore della vita, il sudore di quando fai uno sforzo, il sudore di quando ti batti per qualcosa, che sia anche una corsa in bicicletta, che sia anche, tutto fa parte della vita, le cose buone. Camminare, per noi che facciamo una vita abbastanza sedentaria, o non tanto sedentaria, ma comunque non ci muoviamo tanto, camminare... non è detto, sono andato... Per me la ginnastica da tavola... era importante, però io in questi periodi d'estate, visto che siamo andati, ti ricordi, siamo andati su al, sì, al bene. Monastero. Ma montiamo, montiamo pure qua. Siamo andati su al monastero, siamo andati a Mombello, a Faro di Brunate, abbiamo scarpinato e allora niente, avendo scarpinato un po' per... Infatti adesso abbiamo... ma questa qui è una scarpinata in pianura. Sì, beh, in valle più che altro. In valle non c'è da arrampicare, per fortuna. Quindi il fiatone a 1000 non dovrebbe esserci, in teoria, non lo so, poi dopo nella pratica. Però comunque, sì, non... per adesso siamo è come una passeggiata. Sì, sì, ma poi facciamo un live bellissimo. Ma il bello di una passeggiata domenicale è il bello di vivere delle cose semplici. Sì, ma infatti... Il bello di gustare le cose semplici. Una domenica... Non le cose architettate chissà come, a voler dare chissà cosa, ma la vita è vivere di cose semplici. In effetti, sì. Perché uno potrebbe avere chissà che non gode mai. Godere delle cose semplici. Sì, le cose della natura, così, le cose diciamo semplicissime, quelle che magari non tutti i giorni facciamo, ma... come una, questa scarpinata, diciamo, fa bene, invece di stare in città in mezzo a siamo qua. Il problema sì. L'inquinamento, le cose sono diventate terribili, perché se una volta c'era poco, adesso ce n'è sempre di più l'inquinamento. Sì, beh, certamente, ormai... Però dobbiamo anche vedere la cosa incredibile, è che le zone che oggi sono nella natura erano solitamente le zone, le stesse zone che una volta venivano sfruttate di più. Sì. Evidentemente, se, perché una volta magari si stava più nelle campagne, adesso più in città, e certe zone che prima erano molto utilizzate sono diventate utilizzate in maniera secondaria e sono diventate belle così. Sì, noi andiamo a riscoprirle cercando, sì, cercando di donarle a voi amici, tutti gli amici che ci seguono, sia miei che suoi e viceversa, e visto tutto, che bene o male sono gli stessi, di tutto questo bellissimo gruppo che è venuto fuori grazie a Mauri, youtuber Mauri Video Attualità. Perché è venuto fuori? Perché Maurizio ha avuto questa buona opportunità che noi non eravamo riusciti, noi altri, di creare l'amicizia con la vera Osti. L'amicizia vera è tra persone che hanno degli stessi interessi, ma non che debbano essere uguali. Certo, perché un'amicizia anche eterogenea, non deve essere una cosa omogenea. Si percorrono le stesse strade, infatti, bellissimo il sentiero. Poi questa domenica è una domenica bella, no? È mezzo... Ah, ma bellissimo che... 15 secondi. Bellissimo che non ci sia assolutamente nuvolo. Stamattina si doveva essere nuvoloso, doveva essere... Guardate questo bellissimo campo. A dopo, cari amici, a dopo.